Il protocollo d'intesa per la realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alle foci del Brenta è stato sottoscritto tra Regione Veneto, ex magistrato alle acque, Comune di Chioggia e Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. Il progetto definitivo era stato approvato a dicembre del 2012. Il Consorzio di Bonifica Adige Uganeo, con una nota lo scorso dicembre, ribadiva la gravità dell'attuale situazione idrica e l'importanza della realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alle foci del Brenta, chiedendo alle amministrazioni coinvolte e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali di continuare ad accompagnare il consorzio nel lungo percorso per dare il via ai lavori. In questo lungo lasso di tempo i prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sono aumentati vertiginosamente e i progetti si sono dovuti adeguare. Il costo dell'intervento è aumentato di circa 10 milioni di euro, la somma a carico del Comune di Chioggia una percentuale del 18,18%, 1.726.753 euro, cifra in aggiunta a quella iniziale, è stata recuperata con una variazione al bilancio. L'importo totale a carico del Comune di Chioggia sarà quindi di 5.205.843 euro. Ora è urgente e non più rimandabile dare il via ai lavori. Riapre l'Indiga sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato, dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.